studenti, precari, insegnanti e turisti che sono in giro in bicicletta, perché va bene il banchiere, poi però in fabbrica ci andate voi, a scuola ci andate voi e in negozio ci andate voi. E quindi piedi ben piantati per terra. Due o tre riflessioni in questa domenica mattina. Innanzitutto grazie per essere qua una domenica mattina di settembre, dove potreste già essere sul lago, al Bisbino, sulla Comacina, e quindi grazie. Ringrazio donne e uomini della Lega perché per Como e per la provincia di Como stanno facendo tanto, come infrastrutture, come strade, come la Regina, come tutto quello. Quindi fate un applauso alla squadra leghista comasca. C'è anche qualche imbucato lecchese. Vabbè, però Como è una città accogliente, quindi accoglie qualche lecchese, dai. E anche un po' di milanesi che poi guidano piano sulla Regina e creano le code, lo so, però fa niente, una roba per volta, si vive una volta sola. Le priorità, dicevo, il lavoro, ne parlerò fra poco a Villa d'Este, il lavoro. Lavoro significa, come primo impegno della Lega, se ci date fiducia e voto il 25 settembre, fermare una volta per tutte la legge Fornero, che è una legge che crea diseguaglianza, disperazione. Non puoi andare in pensione a 67 anni. Fermare la legge Fornero significa aiutare gli ultra sessantenni, ma soprattutto aiutare i ventenni, aprire quei posti di lavoro a ragazze e ragazzi che altrimenti campano di precariato per una vita e arrivano a 40 anni senza essersene accorti, senza aver comprato una casa e mettere al mondo dei figli.